Il triplete della stagione appena trascorsa, la società ha dato una fisionomia precisa alla squadra che Bernardi dovrà condurre a confermarsi e, se possibile, migliorare nel prossimo anno. Perduti Zani, che sono finiti a Modena per rafforzare la squadra allenata da Julio Velasco, non senza qualche polemica. Sulla rampa di uscita sembra essere anche l'americano Russell, destinazione Trento. Ma in questo caso si tratta di una cessione concordata, quindi il 6+1 a disposizione di Bernardi ormai sembra cosa fatta. In cabina di regia Capitan De Cecco, con alle spalle l'americanino Safe, che ha sostituito Shaw, rientrato negli USA. Allora, Tanasievic opposto, Lanza e Leon schiacciatori, Podrascani nel nuovo acquisto Galassi, in ballottaggio con Ricci al centro, Colaci libero, un vero dream team pronto ad affrontare i molteplici e complicati obiettivi che la prossima stagione metterà sulla strada dei Black Devils. E a Perugia c'è anche un'altra importante realtà per il volley, si tratta delle gioiellerie Bartoccini, che sebbene all'ultimo tuffo sono riusciti, comunque riuscita a mantenere la categoria di A2 nel campionato femminile. La società è già molto attiva sul mercato per allestire un roster che sia in grado di mantenere la categoria e di crescere anche nel tempo. Dopo l'addio della giocatrice storica Pucciacevski, che ha lasciato il team perugino per accasarsi a Castiglion del Lago per la rinascita in grande stile della Trasimeno, dopo 5 anni di militanza con le giacchette nere, il team allenato da Fabio Bovari ha ufficializzato una acquisizione importante. Si tratta di Elena Bruno, un libero classe 94, alta 1,80 m, proveniente da Cuneo, dove ha disputato un campionato di altissimo livello. La Bruno, con esperienze importanti in tutte le nazionali giovanili, vanta campionati di A1 con Bergamo, Urbino e Novara. La scorsa stagione a Cuneo si è dimostrata un perno determinante della squadra, che ha raggiunto la semifinale playoff per la promozione nella massima categoria del volley in rosa.